In questo video, ragazzi, andremo a vedere, sono sicuro che molti di voi l'hanno già fatta, andremo a parlare di una SBC della Liga, uno di quei giocatori bagoni che dovete avere per forza nella vostra squadra e ovviamente costa anche poco. Però voglio specificare che in questo video vi spiegherò come utilizzare al meglio questo giocatore, perché sicuramente, dato il prezzo, molti l'hanno già fatta questa SBC, stanno dicendo sì, a me non piace più di tanto perché è un troncone, non so utilizzarlo. Ok, quindi andremo a vedere bene quali sono gli aspetti positivi e perché bisogna farla questa SBC, e mentre se volete un altro tipo di giocatore e vi aspettate un giocatore che magari ha determinate statistiche che non corrispondono a quelle effettive, vi spiego come utilizzare il giocatore, e se amate magari gli skill, vi dico, queste SBC non la dovete fare. Detto ciò, ragazzi, prima di iniziare il video, se volete acquistare crediti su Foot, ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Ormai tutti i difensori TOTS hanno tutti i playstyle bianchi. Ovviamente dei potenziati, perché ormai solamente quelli in gialli dobbiamo vedere. Rapido ed è un difensore centrale questo. Non è che il gioco è interessante su Scales, da nulla. Ovviamente è impossibile da ibridare, costerà tipo 10.000 crediti se tutto va bene. Il giocatore in questione, ragazzi, che l'avete fatto praticamente tutti, e molti gli dicono, ma come si usa? Non lo so cosa utilizzare. Sto parlando del buon Sorloth, costa 70.000 crediti, ragazzi, è regalato. Ha 5 piedi deboli, 4 mosse abilità, 1,95 m, quindi non vi aspettate uno skiller, se ben chiaro. 99 di velocità scatto, 90 di accelerazione, fisicamente ha tutto 99, vergognoso. 80 di leggerità, ma quali sono i suoi punti di forza? Ossia il gioco aereo, quindi possiamo utilizzare la tecnica buggata, vi ho spiegato negli scorsi video, anche il forte di testa, ha la tripla plus e anche inesauribile, quindi ha il tecnico, quindi una carta sgravatissima. La metteremo punta, quindi tolgo il buon R9, vi spiegherò veramente come lo dovete utilizzare, in che ruolo. Il ruolo è fondamentale che lo mettiate qui, ragazzi. Al posto della Putellas ci mettiamo Putellas punta e Sorloth a sinistra. Questo perché la maggior parte delle volte, magari con un Mukiele o comunque con un Ronaldinho, quando siamo sulla fascia dobbiamo fare il cross con L1 e cross in direzione di Sorloth, che lui possa fare la sponda di testa e poi passare la palla d'attaccante. Lo potete fare anche con Havertz, Vitinha, Goretzka, questo discorso, però sempre L1, quindi questo tasto qui, ragazzi, il cross a palombella, quindi pallina alta, sponda di testa, e vedete come il buon Sorloth diventa fortissimo. Andiamo a vedere in game. Allora proviamo, penso sia in elite, ok, proviamolo in elite, ragazzi, il buon Sorloth, quindi modo ideale per provarlo. Drogba esterno non è proprio l'ideale, però c'ho sia Drogba che Sorloth ATS e TD che hanno il playstyle di testa, anche il buon Drogba ce l'ha, come potete vedere. Quadrone questo. Per me tutti la squadra forte c'hanno comunque. Ovviamente utilizzate per farlo diventare un po' più agile l'R1, ragazzi, perché comunque c'ha il tecnico, può essere una cosa top. Guardate, uno di testa, gol. Ecco come utilizzare il buon Sorloth, ragazzi. Ecco perché tutti dicono che è forte, perché, ragazzi, lo dovete utilizzare in questo modo. Porco cane, ragazzi, è il rosso dopo 2 minuti, per dire. Poi in prestito, ho sprecato il prestito, ragazzi, per provare un giocatore per 2 minuti. Due gol. Ma capisci, Sorloth sembra Goretzka in game. Vedete qui, ragazzi, qua difendete la palla sempre lì col corpo, non giratevi mai verso la porta avversaria con lui, perché non volete stare le pezze con... non è agile, cioè non vi aspettate un giocatore agile, non vi aspettate un giocatore con le finte che sia forte. Tribuna stampa di nuovo. Roger c'ha la cop come visuale, ragazzi. Le pezze. Comunque devo mettere difensore centrale, che si apre la difesa in una maniera imbarazzante. Altra cosa, ragazzi, utilizzate Sorloth con i doppi passi, non lungo, doppio passo e correte. Lì è sensazionale perché c'ha velocità scatto, soprattutto è forte fisicamente. Sto morendo, ragazzi. Sono diabetico, c'è il sensore che mi ha avvisato che ho la glicemia un po' bassa, quindi. Nel frattempo stiamo perdendo 3-1 dopo 16 minuti, ragazzi. Guardate qua. Alla alta, sponda di testa.
Qua è andata bene perché c'aveva Saliba che è forte di testa. Però col terzino volevo vedere come la prende la palla. Guardate. Beh, qua, rigore. Però vedete com'è pericoloso. Cioè, con questa meccanica qui, ragazzi, vi posso scusare, a meno che non avete difensori fortissimi a livello di... Oh, rigore bagatissimo. Col gioco aereo, tipo Van Dijk, quei giocatori lì, ragazzi, possono contrastare questa meccanica con Solnit. Perché, ragazzi, 1,95 m di difensore. Capite cosa significa 1,95 m per questa meccanica? Guardate qua, 1. Non lo prende mai. Non lo prende mai. Quindi in questa cosa, ragazzi, è ovviamente il suo punto forte. Ora nel video, se 25 minuti, vedrete questa parte qui. Ora andiamo ad analizzare altri aspetti. Cioè, come lo dovete utilizzare? Il doppio passo, come vi dicevo in precedenza. Quindi andiamo a vedere di più questa tecnica. Altra cosa, ragazzi, calci d'angolo. Ovviamente, essendo forte di testa, sarà disumano nel calci d'angolo. Quindi colpo di testa sul primo palo dovrebbe fare gol easy. Il problema è che dovete fare il cross buono. Aiutatevi con l'R1 nello stretto, ragazzi. È un mattone. Però vedete, vedete come va. Vedete la velocità che ha. Se voi abbinate doppio passo con l'R1, è un giocatore favoloso. Potete essere veloci nel farlo, eh. Ok, guardate qua. Guardate come sul secondo palo. Capite perché è forte. Mi ricorda molto Haaland lo scorso anno, ragazzi. Quelle meccaniche lì che è troppo grosso fisicamente. Cioè, questo gol, un Mbappé ad esempio, non te lo farà mai. Ma mai nella vita. Un Ronaldo non te lo farà mai. Sono giocatori particolari, ma se sapete utilizzarli bene, con determinati, non dico banco, ma meccaniche, strutture fisiche, grazie al suo body type, sono giocatori che sono difficili da marcare. Questo è un gol, ragazzi, che solo lui lo fa. Lui e Haaland fanno un gol del genere, ragazzi. Forse un po' Drogba, ma non è manco detto, perché è anche un po' più minghiallino Drogba. Ragazzi, costa soltanto 70.000 crediti. Dai, ma che fastidio, sto cazzo di rimpalli. Guarda, 3 volte gli ho tolto la palla. Ma non gli fai fare i gol, dai, mi ha rotto il cazzo. Questo è bravo, perché i doppi passi, perché poi li fa pure lui, quindi. Quindi qua è R1. Lo stretto, ragazzi, dovete fuggire con lui. Questo è il momento in cui il gioco, dopo avermi fatto pareggiare, deve andare a sfavore. Quindi il momentum contro. Aiutatevi anche con le tattiche. Quindi il momento attacco sulla fascia, perché i 10 centrali non possono andare contro questo, ragazzi. Avrà tipo ampiezza 10 questo nelle mie istruzioni. Ogni volta che provo ad andare per 10 centrali, allarghiamo sto gioco. Grazie. Anche questa è una, la lettura in game è fondamentale anche per migliorare, ragazzi, su FIFA. Vedete qui, vedi, ora ho più spazio grazie alla tattica d'attacco sulla fascia. Guarda quante cose, ragazzi. Vedete lui, fa la scivolata perché sa che con la spallata la X non mi butta mai a terra, quindi rischia. Infatti è stato bravo a fare la scivolata. Temporeggiamo. Prendiamo cazzo. Guardate, mi ha segnato con Sorlot pure lui, capito? Ma in automatico la CPU, porco schifo, allora che l'hanno fatta sta CPU di merda. Niente, non c'è, boh, la palla si è fallita, devi ritornare. Guarda. Ma che palla, porco schifo, ragazzi, porco schifo. Guardate cosa sto giocando. Questo è uno dei grandi motivi per cui non faccio più le rivals, ragazzi. Ma io vi giuro, ragazzi, che io una partita così non ho mai vista in vita mia. Oh, non posso fare niente, cioè, non so se è la connessione o meno, ma non ritardo nel fare le cose, è imbarazzante. Vai, Sorlot. Vai, qua è casa sua, ragazzi. Qua è casa sua, qua tira le mine. È la classica azione dello scorso anno di gli esposti a PC. No, qua, oh, ma perché rimpali, devo? Ma perché rimpali? Devi stare calmo. Ragazzi, ve lo giuro, io per quello odio questo videogioco. Io vorrei capire qual è il merito del mio avversario in questa cosa. Cioè, lui è... Io l'ho difeso, no? Sbatte sul mio difensore, ritorna lui, cross e fa gol. E detto ciò, ragazzi, frega nulla, perché era
una partita per farvi vedere il buon Sorlot, come lo deve utilizzare. Ovviamente nei colpi di testa è buggatissimo, nel lungo con i doppi passi e con l'R1 nello stretto. Non vi focalizzate molto sui movimenti di corpo con l'orologio di sinistro, perché è un mattone, ragazzi. I passaggi sono anche buoni, non è male. Direi che sono top, perché tira di destra e di sinistra, fa il gol clamoroso. Per me qualità prezzo è 9,5, ragazzi. SBC da fare assolutamente, e che vi aiuterà ovviamente in fase offensiva. Lascia like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani nel prossimo video. Mando un bacione e ciao ciao.